La destra del Signore ha fatto
chiama. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è ciò che ha fatto il Signore, rallegriamoci e esultiamo. Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con la luce della gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Recitiamo insieme la sequenza propria di questo giorno. Alla vittima pasquale si sarà di oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha reso il suo pece, innocente, ha riconciliato noi peccatori incolpevoli. Ora bene viva si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via, dalla tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e piange i suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, e prima di cedere in mia vita. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re glorioso, abbi pietà di noi. Dicono che ci vorrà ancora tempo per iniziare a tornare alla vita.
iniziato a credere, però non aveva capito nulla. Qualcuno ha iniziato anche a credere che Gesù avesse fallito la sua missione. Paura e disorientamento sono stati anche i sentimenti che provarono le donne che si recarono al cuore attivo al Signore, credendolo poco, entrarono in panico. E con loro anche Pietro e l'altro discepolo che accorsero per rendersi conto dell'avvenuto. E videro il bene e il corpo di Gesù non c'era. Sicuramente l'avevano portato via. Così è il pensiero ricorrente, così anche l'annuncio dato dalle guardie e i suoi sacerdoti, così ci era raccontato nel Vangelo. Ed invece i discepoli e le donne non riuscivano ancora a capire che si era realizzato quello che Gesù aveva promesso. Non riuscivano a vedere con gli occhi della vita, solo con gli occhi della morte. Carissimi, la Pasqua, anche in quest'anno così difficile e buio, ci annuncia una luce nuova. E la luce del risorto, che porta con sé la pace e la gioia. Quando una persona ha dentro di sé la gioia e la pace del cuore, della terra, non vede gioia e pace intorno a sé. Al contrario, se uno è triste, arrabbiato, vede tutto negativo. Per il cristiano, questa Pasqua è incontrare il risorto, che ancora una volta, e nonostante tutto, donano ancora una volta pace, speranza e gioia. Perché la resurrezione non è un fine di una tragica storia, ma è l'inizio di una nuova vita, la trasformazione completa della vita precedente. Ancora una volta Gesù chiede a ciascuno di noi di risorgere con lui, di trasformare, di trasfigurare il nostro pensiero, il nostro sguardo e di finire la nostra vita, proprio a partire da lui. Dal suo dono di grazia, dal suo dono di amore, della passione e soprattutto dal dono grande della risurrezione che stiamo celebrando. Tutti stiamo auspicando una ripresa e dal Signore dobbiamo chiedere che sia veloce, ma che sia profonda, che sia vera. Ma per noi cristiani, quest'oggi, la Pasqua ricorda che la ripresa deve ripartire sempre dal Signore. Ogni anno la Pasqua ci dona la grazia di vivere questa ripresa, di ricostruire la nostra vita a partire da Lui. In fondo anche noi siamo morti con Lui e con Lui risorgiamo. Ci ricorda sempre Paolo delle sue letture, delle sue lettere che ci vengono alla Pasqua. Solo con il Signore noi abbiamo la possibilità di affrontare la prova, il dolore, addirittura le sconfitte. E ancora in questi giorni stiamo vivendo, stiamo sentendo, anche come comunità cristiana che accompagniamo alla misericordia del Padre, la nostra sorella e i nostri fratelli che sono morti in questo ultimo anno. Ma tutto questo insieme con il Signore ci permette di non rimanere delusi. Perché Gesù, il Signore, sempre ci vuole consigliare una gioia e una speranza che non genera morte, ma solo la vita. E il messaggio anche di Papa Francesco ha lasciato nell'omelia proprio della Vigilia Pasquale di ieri sera. Una speranza che non delude, una speranza che non viene meno. È vero, questo tempo di pandemia ci ha reso poveri, ci ha reso indifesi, forse ci ha resi anche sempre un po' più soli, portandoci a sperimentare o almeno ad arrivare vicino alla risurrezione. Ma per il cristiano, la fede, la risurrezione che oggi celebriamo, ci permette di sentire sempre dentro di noi una forza nuova. Ancora una volta, l'angelo, l'indicazione che ci proviene dal Vangelo ci dice perché cercare tra i morti quello di Dio? Non è qui, non è nella tristezza, non è nella paura, non è nel dolore, ma è nella certezza di avere un Dio che ci ama, di un Dio che non abbandona, di un Dio che non castiga, di un Dio che risolleva sempre e dona vita, la vita terrena e la vita eterna. Non resta allora che ancora una volta guardare al risorto e dire a noi stessi, al mondo, alla società, a cui stiamo divisi in questo tempo, oggi è la Pasqua di risurrezione, oggi è il giorno della vittoria, oggi è il giorno della vita, è il giorno della vita in Cristo, una vita che non c'è morta, una vita che continuamente viene trasformata dalla sua presenza da noi.
uscite. Naturalmente, se noi per altri motivi rispettiamo le norme che ci vengono ancora consegnate, e allora siamo chiamati a rispondere. Poi anche i 12 sono proprio un piccolo segno che vuole far sentire la vicinanza della comunità cristiana, soprattutto la vicinanza del Signore in questo momento. Rimaniamo dentro alla preghiera. Quando potremo e quando avremo l'occasione ci riprenderemo, ci risentiremo. Certamente ciascuno di noi la risurrezione porta la certezza, per non essere che non siamo solo, non siamo abbandonati. Siamo con il Signore, e quando siamo con il Signore siamo sempre anche più uniti tra noi. Saremo più forti, saremo creature nuove, nel momento in cui faremo ripartire da noi la nostra esistenza. E metteremo anche la nostra società in mondo a diventare realmente figli e figli della risurrezione. Come nella santa notte di Pasqua, vogliamo rinnovare la nostra fede, rinnovando le promesse del nostro battesimo. Credete in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che l'anima delle merci di Dio è sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professare a Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Cristo, nostra Pasqua, è risorto con gioia e gratitudine. Affidiamo al Padre ogni nostra necessità e speranza, dicendo insieme il Padre della vita, ascoltaci. Conferma nella fede la tua Chiesa, la risurrezione del tuo Figlio la sostenga e la renda forte nella testimonianza, nella certezza che la morte è vita e la vita trionfa. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Illumina i governanti, i politici, i magistrati, di fronte alle tenebre della morte e dell'impunità, si affidano alla luce del risorto per sostenere i poveri e gli innocenti. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Aiuta i fratelli che vivono nella disperazione, nel non senso, nell'indigenza, a trovare nella risurrezione la forza per alzare lo sguardo e lasciarsi preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Donaci la gioia della Pasqua, oggi e sempre, perché alleluia si accanto confidiamo nella vostra fede e la certezza della risurrezione sostenga la vostra speranza. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. In un anno di silenzio chiediamo di poter vedere tutte le persone che portiamo da qua. Ricordiamo nuovamente l'intercessione della Vergine, di Gesù, della Vergine Maria e di tutti i santi, perché questo momento di difficoltà e di pericolo possa essere scongiurato e passi in maniera veloce. Padre, di tutta bontà, che hai liberato la nostra umanità dalla morte con la forza della risurrezione del tuo Figlio, sostieni il cammino dei tuoi figli perché possiamo corrispondere con la coerenza della nostra vita cristiana, alla grazia della benedizione, lo chiediamo per Cristo, il nostro Signore. Amen.
Dopo la cena, lo stesso modo,
ti rese grato per la preghiera di benedizione, lo che i suoi discepoli disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del sangue per la nuova e per la mia. Pensando per voi e per tutti che questo è il calice. Fate questo per la mia nuova. Mistero della fede, annunciamo la parola del Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente di sotto è sceso al cielo nell'attesa della sua venuta, che offriamo Padre con un momento di grazia in questo sacrificio di un santo. Quanto amore e conoscere la coperta della tua chiesa, la tua prima immorata della nostra redenzione. E a noi che ci uniamo del corpo santo del tuo figlio, non alla finanza dello Spirito Santo, perché vi chiediamo anche che siamo un solo corpo, un solo spirito. E gli faccia il nostro sacrificio perenne per noi, perché possiamo ottenere le mie promesse insieme con i tuoi eletti. Quella vera Maria che ha accettato il mio, per San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi mani, i nostri corpi, i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione della pace, salvezza del mondo intero. Conferma nella fede della gloria della Chiesa che illumina sulla terra, che il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il collegio episcopale di tutto il tempo e il popolo e i tuoi genitori. Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore e suo del corpo. Congiungerà per Padre misericordioso tutti i tuoi figli comunque dispersi. Accogli a noi, le nostre sorelle, i nostri fratelli e comuni, tutti i giusti che facciano di tempo ciò che nostro mondo. Concedendo a noi di trovarci insieme a noi per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per rappresentare il tuo diritto di amore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù risorto e illuminati dalla sapienza del Vangelo, leggi e indicazioni che ci sono state date, ancora una volta diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, facci la pace ai nostri giorni. Con il tuo regno misericordia, vi prego sempre di applicarmi, su cui da ogni momento. Nella presenza di tutti la vera speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Vuoi avere tua la potenza, la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, ti vedo in mano vostra, ti lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare il tuo peccato nel bene della tua chiesa, ti do la libertà e pace, secondo la tua volontà, che vi vede nei simboli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ogni qualvolta ripeto questa preghiera, dopo che citerò a me di tutti,
Vi ricordo di coloro che in questi tempi, in queste settimane, non si sono potuti accostare all'Eucaristia, ma anche l'Eucaristia che io ci vedo, l'Eucaristia che io ricevo, porto con me, chiedo al Signore di riempire la vita di Gesù. La comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di volontà, ma per tua misericordia, sia il regno di Chiesa dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco la mia vita, che toglie il peccato del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di ascoltare una parola e io sarò salvato. Ci sarà la benedizione che vuole arrivare anche nelle nostre case,
le nostre famiglie, sul sagrato della Chiesa di Venezia, che sarà trasmessa al giorno del giorno, quando sentirete il suono solenne dei campani, dei nostri campanini. E da desiderio di ritrovare il parola a noi, con la Santa Pasqua del Signore, nella certezza, come dicevo, di sentirci uniti da noi, soprattutto con il Signore, di sentirci anche in amminati verso questa ripresa che dobbiamo sognare. Intensifichiamo la preghiera per coloro che ci hanno lasciato, anche in queste ore, in questi giorni, per coloro che stanno lontano, perché sono malati, io perché sono un personale di cura. E la coscienza, la tecnica, la normalità possono vincere su questo quale esiste il grosso in questo mondo. Proprio l'occasione per ricordare che nella chiesa di Giuliano è presente un contenitore con lo slogan di chi può doni, chi non può prendere. Vuole essere il segno concreto della nostra comunità, della nostra comune, delle altre associazioni che vengono incontro ai bisogni sempre emergenti. E da un ultimo ringrazio le persone, i collaboratori, gli amatori, i lettori che si sono resi disponibili per vivere secondo le norme, secondo le indicazioni che sono state concesse dal Ministero degli Interni, queste celebrazioni del tempo pasquale. Loro anche che tanti nuovi ci aiutano anche a trasmettere quello che riusciamo, pure sempre semplice, ma cerchiamo di arrivare con il cuore, siamo sicuramente vicini a tutti voi e a tutte le nostre famiglie. Vediamo ora la benedizione solenne che vuole essere davvero la voglia di sentirci di cuore per l'uomo e la risurrezione porta a ciascuno di noi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. In questo giorno santo di Pasqua, Dio vi promette che benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio che nella Pasqua del suo figlio ha rinnovato l'umanità intera e renda partecipi della sua vita immortale. Voi che nelle giorni della passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Che la benedizione di Dio onnipotente, del Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi che rimanga sempre. Andate, portate a tutti la gioia del Signore e del Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Buona Pasqua, buona giornata. Comandiamo il canto della Regina Cina. Regina Cina. Yeah.